Ok, iniziamo. Zitti. Isola Primula. Questa canzone l'ho sentita. Fratellino! Credo sia una femmina dei capelli. Un po' richiesta dei gabbiani. Fratellino! Oddio, spero che non sia Link. Ah no, lui è Link. Stiamo dormendo. Fratellino! Lol, col binocolo. Dai, sbrigati, è ora di salvare il mondo. È caduto giù. Lo sapevo che eri qui. Oddio. Che faccia. Come facevo a saperlo? È per... Questa... Ah, non parla Link. Ok, come sempre. Come facevo a saperlo? Perché è il posto migliore per guardare il mare. Senti un po', ti ricordi che giorno è oggi? Giovedì? Sei ancora mezzo addormentato, di' la verità. Chi? Il gatto? Te lo sei dimenticato? Oggi è il tuo compleanno. Oh! Cioè, ti hai riscordato il tuo compleanno? Nonnina ti sta aspettando a casa. Meno male che sono venuto a cercarti. Forza, sbrigati. Va a casa da nonnina. C'è una raccosta disegnata sulla maglia. Allora, con C muovo la visuale. Ok. Mi muovo con queste. Con A attacco. Cosa fa con A? Oddio. Ah, ok, se mi muovo fa le capri... Ehi. Cosa fai ancora qui? Nonnina è a casa che ti aspetta. E tutti i bambini dell'isola vogliono farti gli auguri. E come scendo? Da qua? Ah. Allora, oddio! Ok. È caduto giù dalle scale. No! Anche in acqua posso andare. Mo? Sono... Dove vado? Ah, di qua. Mo? No. Questo posso prenderlo? LOL! Ok, allora, aspettate un attimo. Con B cosa faccio? Lo riposo. Con A se corro, se mentre vado spingo A, mi fa la capriola. E però non so dove devo andare, a casa. Qual è quella... Ma io... Oh, ok. Questa? E questa è casa mia? Dimmi che è casa mia? Boh, c'è nessuno. Non credo. Allora, se non mi parte... Lo screen saver ti ringrazio. Lol. Si lancia. No, ma si aggrappa anche? Scusate, ma devo tipo prendere un po' di confidenza, eh. Allora, qua intanto vedo delle rupie. E te chi sei? Senti, bambino. Ma è vero che se corri velocissimo puoi saltare fin su quello scoglio? Aspettate, voglio provare. Lol, attenzione, una rupia da 5. Vai! Grandissimo. Rupia da 10. Ok. In quanto rupie le conosco, o perlomeno quasi, perché come ho già detto ho giocato a... Già ho giocato, ho visto giocare. Sì, però a me sta roba invertita non mi trova.
Te chi sei? Stai facendo, imbecille? Dove si sarà ficcato? Ti pare che devo passare tutto il mio tempo a dare la caccia a un maialino selvatico? Lol. Mia moglie si è messa in testa che vuole che non mi cada il microfono. Vuole un'aia e degli animali domestici. E i desideri di quella donna sono ordini. Ti prego, pago. Aiutami a cercarlo. Siete vicini 4-4 con R. R dietro. E la pulsantiera? Lo capi di sicuro quel maialino. Mi raccomando. 4-4. Altrimenti a casa estremi rimedi. Adescalo con qualcosa da mangiare. Hai capito, ma... Dun 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 dun. Vieni qua. No, 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 no. Yes. No, ciapa. No! Tira su. Come faccio? Ah. Fuck. Stai lì. Allora, perdonate. Ok. Tra un po' me lo mangio il microfono. Allora, non so dove... Pago, restate lì dove siete. Provate a premere L e parlarmi con A. LOL! Bene, siete un giovanotto sveglio voi altri. Sapete cosa serve L? Mira? A rivolgersi alle persone con cui volete confabulare, oppure a volgere il vostro sguardo diritto di fronte a voi. Possiede molte altre funzioni che fareste meglio ad apprendere al più presto. Siete invitati al mio studio, vi spiegherò qualche altro trucchetto del mestiere. Salite per quella scala. Stai zitta, è il mio compleanno oggi. Lol, non passo attraverso i cespugli. Aia! Lol, rupie. Rupie sotto i sassi. Allora, credo che questa sia casa mia a sto punto. Giusto? No, non è neanche questa. Aspetta. What the fuck? Sono io e mio padre, quello là, nella foto. Mi sa che è casa mia allora. Ah, ok, posso. Oh, nonnina? Pago, ti stavo aspettando. Tieni, tesoro. Mettiti questa. Voi crescete e noi facciamo vecchi. Come passa il tempo? È già l'età per indossare la tunica. Hai tenuto la tunica verde? No! Guardate la faccia di Link. La stoffa sembra robusta, chissà che caldo però. Ma no, ma perché è triste Link? Non fare quella faccia, fa contenta nonna, indossala. Fa un sacrificio, almeno oggi lo sai che hai la stessa età dell'eroe leggendario. Certo, capita a tutti prima o poi, ma è comunque un onore. Tanto tempo fa alla tua età si era già adulti, si doveva imparare a combattere contro gli esseri malvagi usando le spade forgiate per l'occasione. Nonna era un eroe leggendario? I nostri giorni però sono giorni di pace e per fortuna l'arte del combattimento non è più così diffusa. L'unico maestro di arte della spada nell'isola è il Sensei Ken. Ormai è vecchio, non credo sia più in grado di impugnare nemmeno un coltello. Morto di fame. Anche la tradizione di conservare uno scudo in ogni casa risale a quell'epoca. Oh yes. Hai capito cosa ti ha detto nonna? Sì, vado a prendere la zuppa. Come hai detto. Pago, guarda come sei carino. Il verde ti dona. Stasera nonna ha invitato tutti i bimbi dell'isola alla tua festa. Preparerò anche la tua zuppa preferita. Sei contento, Stellina? Ora vai a chiamare tua sorella Aril. Ah, Aril si chiama. Si chiama Aril, eh? Però io voglio quello scudo. Yes, saltiamo per casa. Aril, adoro sta canzone. Non sapete quante volte l'ho ascoltata. Corriamo.
anche se ci si sporca la tunica appena presa. Ecco, in acqua. Chi è sto qua? Che schifo! Oddio! Ma che verso è poi? Non è caldo con questo vestitino? Mi sa che te devi... Te è meglio che se... Ehi! Ma che fai? Ci insegui? Ma vai via, vai! Schifoso! Schifoso, non mi toccare! Ti lancio un sasso in testa, vai via! No, 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 no. Cioè, voi mi dite che... Devo stare tutto il tempo con quel bamboccio? Allora. Ehi. Ah, non va più veloce, ok. Scale infinite. Oh, piccioni. Piccioni, non ci provate con Ari. Ciao, fratellino. Chi ti ha cucito questa tunica, la nonna? No, me l'ha data l'eroe leggendario. Ma non hai caldo? Però è carina. Ah, devo darti una cosa anch'io. Porgimi la mano. Te l'ho presto soltanto per oggi. È il mio tesoro più prezioso. Auguri, fratellino! Ti ha prestato il cannocchiale. Il tesoro più prezioso di tua sorella. Cede lo schermo degli strumenti e assegnalo uno dei pulsanti YZX. Ok. Ti piace? Eh? Carino, vero? Te lo presto solo perché sei speciale. Guarda, guarda. Da qui si vede casa nostra. Menu? B? Start? Ah, ok. Assegna a X. Cioè? Ah, ok. Vuoi salvare? No, aspetta, aspetta. Prosegui, sì. Come faccio a tornare indietro? Un menu? Ah, ok. E mo? B? Ah! Usa lo zoom? Guarda la buca della lettera... Oddio. Chi è? L'ho visto. Cosa fa? Chi è quel postino? Non l'ho mai visto prima. Ah, guarda, guarda su, nel cielo. What the fuck? Chi è quella? Oddio, mi hanno rapito Aril. Nave dei pirati. Attento che ti sparano le rocce. Brutto. Non ci credo. No, non è Aril. Chi è? Sta facendo da sola, io non sto zoomando. Terribile, è caduta nel bosco, vai ad aiutarla. Però è troppo pericoloso avventurarsi nel bosco disarmati. Ma io c'ho il cannocchiale. No, me l'ha messo via. Ciao bel gabbiano. Come butta? Buonasera. Basta. No, aspetta, 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 fammi parlare. E se quell'uccellaccio ti attaccasse, non è nulla per difenderti? E se... Sì, ma ho capito, ma dove vado? Vai, più veloce. Ah, in alto a sinistra abbiamo anche i cuori. Tre, ovviamente. Aspetta che mi aggiusto il microfono. Devo prendere un altro microfono. Non mi trovo più con questo. No, anche la mappa zoomata posso avere. Zoomata, non zoomata. Ah, dove posso andare? In acqua.
Ovvio. Dai. Andiamo a parlare col postino. Col postino che c'era prima. Dov'è? Mi sono già perso, ragazzi. Ah, se non sbaglio c'era lo scudo in casa, no? Ma io non posso prenderlo. Nonnina? Pago, cosa c'è? Cos'è stelline della nonna? Sto venendo a prendere lo scudo. No, eh? Ah, forse... Come faccio? Non sono stato io. Sono stato il gatto. Scappa, scappa, scappa. Stato il gatto del vicino. Allora, da chi? Ah, dal maestro. Dal sensei. Arrivo, arrivo. Usa la scala. Ci va detto di usare questa scala. C'è la porta qua. Idiota. Spero che siano capelli. Pago, credete di non necessitare da crescere il vostro bagaglio culturale? Ah, la superbia figlia dell'ignoranza. Sapete da quando durano i miei studi? Tutta una vita. Se volete vivere nella virtù dovrete divenire come la stella polare, immobile mentre le altre le girano intorno. Imparare senza pensare non conduce a nulla e pensare senza imparare porta alla follia. Bah, chissà che potete capire ciò che vi dico. Comunque avete un viso sveglio, mi piacerebbe insegnarvi qualcosa. L'uomo che non conosce la storia è schiavo della moda. La conoscenza della tradizione è l'unica via per il progresso. A questo proposito vi consiglierei di leggere attentamente il prontuario che troverete appeso al muro. Il gatto del vicino. La facciamo finita o no? Ah, i miei vasi, i miei oggetti preziosi. È mio fratello che abita di sotto, un uomo senza cultura. Passa le giornate ad addestrarsi con la spada e niente più. E naturalmente i risultati sono questi. Tutto muscoli e niente cervello. Che disgusto. Apprendere l'arte della spada. A cosa servirà mai di questi tempi? Ma sto qua è stupido o... Credo che debba andare... Giù di sotto. Si può? Sì, linka per le porte così.